Dovremmo vedere inquadrati i due pugili che ancora non sono saliti sul ring. Dicevamo delle analogie tra i due avversari di questa sera, a parte l'età, a parte sono due studenti, Alessandro Duran, perito agrario e studente universitario, frequenta il terzo anno di pedagogia, Renato Biagio Zurlo è professore di educazione fisica, insegna di tanto in tanto, ecco, vediamo inquadrato Duran con il padre. E altra analogia è che anche all'angolo di Zurlo c'è il padre. Per la verità dobbiamo dire che Alessandro Duran ha portato qui tutta la famiglia, il padre, la madre, la nonna, la fidanzatina, il fratello Massimiliano, anch'egli pugile nella categoria dei massimi leggeri. Ambe due appartengono in qualche modo a una categoria di pugili che non si sono lasciati trascinare al pugilato per ragioni di bisogno. Non è stata insomma la povertà, la molla, la motivazione che li ha spinti ad affrontare i rischi dell'avventura sul ring, come generalmente avviene nel pugilato. Vediamo anche il peso, 65.900 Renato Biagio Zurlo, 66.100 Alessandro Duran. Bravo Patrizio Riva, si è cavata benissimo anche in questo ruolo insolito, diciamo la categoria dei welter al limite di 66.678. Ambedue non hanno avuto problemi, dobbiamo dire che da Ferrara sono giunti due pullman macchine, quindi c'è una platea ampiamente rappresentata dai tifosi di Ferrara. Si tratta per la verità della gioventù ruggente di Ferrara, dal momento che Alessandro Duran è molto popolare, gode di una vasta popolarità tra i giovani ferraresi. Anche da Torre Annunziata sono giunti molti amici di Renato Biagio Zurlo, pugili in qualche modo intellettuali, studenti, quindi fatto abbastanza insolito, anche se non singolarissimo dobbiamo dire. Dicevamo della famiglia di Duran al completo, con padre all'angolo, madre, zio, fratello, sorella, no sorella non mi pare che non ce n'abbia, la fidanzatina comunque, i nonni, tutti, gli zii. Duran appartiene a una famiglia abbastanza agiata, adesso noi non abbiamo mai controllato la dichiarazione dei redditi, ma sappiamo che si tratta di una famiglia agiata, di una famiglia medio borghese appartiene Zurlo. L'arbitro dell'incontro è il livornese Priami, la giuria è formata da Ceccarini di Pisa, Attolini di La Spezia, a completamento appunto del ruolo dell'arbitro che è anche quello del giudice, eccolo inquadrato, il dottore incaricato dalla federazione è Gaggino di Genova. Ricordiamo che si tratta del campionato italiano dei pesi welter, un match molto incerto, anche molto atteso. Sulle 12 riprese il campione europeo di questa categoria è l'italo-svizzero Martelli, che dovrebbe incontrare La Rocca, che verrà però prima impegnato in un match, in un test molto molto impegnativo sabato prossimo a Livorno, in un altro tentativo di gemellaggio tra sport, tra pugilato e musica. Allo stadio comunale di Livorno ci saranno infatti Romina Power e Albano, che si esibiranno prima del match tra La Rocca e Taylor. Sembra che l'iniziativa abbia avuto molto successo, come del resto ha avuto successo qui a Castellina Marittima nella discoteca La Baita. Siamo alla prima ripresa, calzoncini neri Alessandro Duran, 23 anni imbattuto,
calzoncini bianchi, il campione Renato Biagio Zurlo, 24 anni, imbattuto anch'egli su 19 combattimenti. È un buon accoppiamento, considerata la discreta levatura tecnica dell'uno e dell'altro. Come il padre Carlo, anche Alessandro in genere senta a carburare, un pochino più lento la riunione organizzata da Sabatini Cotena, mentre domani sera vediamo appuntamento a San Vincenzo per un altro campionato italiano, quello dei Gallo tra Lupino De Santis, nel programma la domenica sportiva. Vediamo che in questa prima fase del primo round il campione Zurlo cerca di